Dal 26 aprile in zona gialla possono riaprire teatri e cinema dopo tanti mesi di chiusura. Buonasera, è intorno alle 9 e questa sera ne parliamo del cinema che riparte, in particolare con Massimiliano Giometti, titolare del Multisale Multiplex, collegato con noi via Skype. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi, finalmente una buona notizia, si parla di riapertura perlomeno all'orizzonte, le multisale multiplex, quella che ha a Prato, al Parco Prato, quando riapre? C'è già una previsione? Ma noi pensiamo di aprire intorno alla fine del mese, insomma, la previsione più rosea è quella. Naturalmente, come ha detto lei, aprendo. È una buona notizia, è una buona notizia perché finalmente si parla di cinema dopo tanti mesi che percorriamo questo tunnel buio tra cinema e teatri, in poche parole, però finalmente adesso c'è una data che naturalmente per noi non era possibile, insomma, aprire con, nei tempi, insomma, indicati perché la riapertura di una multisala prevede, insomma, una sorta di lavorazione, di reintegro del personale che al momento sono in cassa integrazione e soprattutto l'uscita dei film. Stiamo lavorando proprio per quello, aspettiamo di sapere delle date dei distributori e quindi ci prepariamo ad aprire, anche perché la multisala è abbastanza pronta con un po' di modifiche che faremo e stiamo procedendo già nei mesi di chiusura. Un'innovazione tecnologica anche, abbiamo cambiato da poco in pieno lockdown tutti i proiettori digitali, sono tutti a laser nuovissimi e in più altre novità nel foyer. Detto Giometti, questo, quanti mesi insomma, di chiusura sono stati? Quanti mesi in particolare? consideri che la prima volta siamo stati chiusi dal 1 marzo scorso del 2020, poi c'è stata la possibilità di riaprire a giugno. Ma noi non l'abbiamo fatto proprio perché si usciva solo con un film e abbiamo aperto a fine agosto e ci hanno fatto richiudere il 25 ottobre, quindi in totale quasi 14 mesi che siamo chiusi. Ecco, 14 lunghi mesi di chiusura in cui ovviamente anche i conti ne hanno risentito. Una multisala come la vostra, anzi, la famiglia Giometti è titolare di 12 multisale, perché non siete solo in Toscana. No, siamo anche in Emilia-Romagna, soprattutto nelle Marche, con il più alto numero di schermi. La nostra famiglia fa cinema da 3 generazioni, quindi ci siamo legati mani e piedi e cuore. Infatti il nostro motto è col cinema nel cuore. Naturalmente in questo momento il cuore ha avuto Un degli sobbalzo. sforzi, insomma, per continuare a battere. Speriamo che torni a battere con il pubblico molto presto, ecco. Lei ha parlato di modifiche che sono state fatte alle sale e le innovazioni tecnologiche che avete fatto, però ovviamente ci sono anche le modifiche dovute al regolamento anticontagio, quindi le sale avranno un accesso limitato, una capienza limitata, di quanto, di che percentuale si parla? Al momento nelle sale al chiuso si possono ammettere non più di 500 persone, ma questo non è il nostro problema perché bisognerebbe avere una sala da 1.000 posti, perché il protocollo parla di capienza al 50%. Essendo le nostre sale dotate di poltrone abbastanza grandi, quindi permettono in poche parole di sedersi un posto sì, un posto no, perché la distanza bocca a bocca sarebbe superiore al metro saltando una poltrona. Quindi stiamo parlando di una capienza al 50%. Capienza. Però devo anche dire che il cinema senza bisogno di grandi modifiche, se non quella per le prescrizioni degli igienizzanti per le mani, noi abbiamo già ingressi e uscite separate, abbiamo già ricambio forzato dell'aria e abbiamo soprattutto un contingentamento scientifico fatto dai computer di cassa che possiamo decidere dove far sedere le persone, distanziarle facilmente, insomma, ecco. Lei ha parlato anche di lavoratori in cassa integrazione. Siccome la capienza delle sale è limitata al 50%, quando riaprirete li richiamerete tutti questi lavoratori o purtroppo ci sarà ancora qualcuno che dovrà rimanere a casa? Ma questo dipende molto dal prodotto, perché non penso che usciranno 14 film, se però ne escono un discreto numero, allora li richiameremo tutti. Al momento in cassa integrazione nella struttura di Prato sono in 15, che
che poi aumentano soprattutto nel periodo invernale e intorno a Natale, le feste natalizie. Sono in cassa integrazione da un pezzo e speriamo di reintegrarli tutti, anche perché pensiamo che il servizio migliore dedicato al pubblico sarà quello di metterli al sicuro, quindi dimostrare che le sale sono sicure, controllare di più all'interno delle sale, distanziare le file, quindi il personale ci vuole sicuramente tutto, sarà un investimento che non ci spaventa, le persone, le maschere, cosiddette maschere, insomma chi controlla le sale passeranno anche all'interno delle sale appunto durante il film per vedere che le persone rispettano il distanziamento e le regole di mantenimento anche delle mascherine che al momento è obbligatorio e quindi penso che riassumeremo tutti, rimetteremo tutti in pista, ecco. Quindi ci sarà praticamente una riconversione del vostro personale che, come ha detto lei, fungerà anche da maschera come a teatro, sì, magari sì, vigilando maschere, sul rispetto. Le maschere sono la figura più importante all'interno della multisala ed è fatica, molto difficile spiegare a un ragazzo che viene lì magari a fare un lavoro part-time, perché il lavoro del cinema è un part-time, perché purtroppo sono poche le ore che stiamo aperti, però la maschera è una persona che accompagna il cliente dall'ingresso all'uscita ed è una figura molto importante, deve essere lì appunto, e quindi è difficile più spiegargli questo, insomma, che, che è il lavoro in sé per sé. Voi avete la previsione, come ha detto all'inizio di questa trasmissione, di riaprire a fine maggio, sperate che per allora anche si sia allentato il coprifuoco, che è uno dei maggiori ostacoli per le attività che si svolgono la sera? Questa è una condizione, diciamo, abbastanza importante, perché aprire una struttura del genere avendo un coprifuoco ancora alle 22 vorrebbe dire fare l'ultimo spettacolo alle 19:30 e siccome andiamo incontro anche a un periodo che non è proprio quello favorevole per il cinema, il periodo primaverile estivo, dovremmo fare i film negli orari diurni dove la gente preferisce con le belle giornate naturalmente stare all'aperto senza contare il Covid, quindi almeno un allungamento di un paio d'ore per fare in modo che almeno possiamo permetterci di proiettare un film nell'orario serale. Quanto vi spaventa il fatto che le persone possano a loro volta avere un timore di andare al cinema in un luogo chiuso a vedere un film? Ci spaventa molto, ma quello che ci spaventa di più è la disabitudine di andare al cinema, questa che è la parola che corre di più tra noi esercenti, perché adesso con tutte le alternative che esistono, le piattaforme e via dicendo, si può anche, diciamo, per qualche film fare a meno del cinema, però in fondo, se non lo pensassi dovrei cambiare, vedere di cambiare mestiere, penso anche che il cinema è aggregazione e socialità, perché vedere il film al cinema, vabbè, che ho detto da noi, può sembrare campanilistico, ma penso che quelli, i cinefili più appassionati condividano con me l'opinione che visto un film in sala con persone che anche non conosci permette di avere, a parte le doti tecniche che non sto qui a elencare, ma di avere quel confronto che a casa magari non ce l'hai, ecco. Vabbè, a parte vari campanilismi, è vero, insomma, un film visto certo, al cinema ha tutto un altro sapore. Quindi voi vi fa più paura la concorrenza di piattaforme come Netflix, Amazon, che in questi mesi di chiusura delle sale hanno ospitato nuovi film? Assolutamente sì, è proprio quello. Però io penso che ci siano, diciamo che le piattaforme, internet in generale, da quando esiste, ha dato un'alternativa al cinema, quindi io, secondo me, i clienti possono decidere se un film va visto al cinema o meno. Ci sono film che al cinema performano meglio, ci sono film che si possono vedere anche a casa, però qui entro nel campo con una questione tecnica. La questione tecnica è quella del campo visivo, che il campo visivo della persona, di ciascuno, di qualunque persona, ha un campo di 270 gradi, che in poche parole è un angolo abbastanza, più di un angolo piatto. Questo ti permette al cinema di avere solo lo schermo, perché la sala è buia, le pareti sono buie, invece a casa hai mille distrazioni, quindi forse è questo che non fa ricadere nella magia del cinema, perché quando uno va al cinema dovrebbe abbandonarsi, magari dimenticare anche o spegnere il telefono e abbandonarsi una storia che gli dà qualcosa, ecco.
A casa io, tanto anch'io ho tutte le piattaforme perché io ce l'ho per lavoro, quindi devo vedere cosa fanno, cosa proiettano, come lo proiettano. E ormai il mondo è cambiato, quindi la convivenza con le piattaforme è inevitabile. Io però non penso di fare la guerra alle piattaforme, mentre loro potrebbero farla, molto che hanno potenzialità. Secondo me però si può trovare anche una collaborazione con le piattaforme, perché con qualche esperimento fatto di anteprime di episodi di serie, voglio dire, che hanno fatto sulla piattaforma, prima l'anteprima l'hanno fatta al cinema, sono andate molto bene. Secondo me ci sono anche delle serie TV che possono essere viste al cinema, bisognerà conviverci, ecco, con queste nuove situazioni. Bisognerà vedere poi se le persone dopo questo periodo così particolare sono pronte a fare quell'esperienza, spegni il cellulare, spengo tutto e vedo solo il film. Bisognerà vedere se siamo ancora preparati a fare una cosa del genere. Giometti, una domanda, in tutti questi mesi di chiusura, 14 mesi di chiusura, in termini di fatturato, cosa ha voluto dire per un'attività come la vostra? Per noi ha voluto dire una perdita del 97%, dico 97 perché il 3% sarebbe per quei pochi mesi di chiusura, gennaio-febbraio 2020 e agosto-ottobre 2020. Però consideriamo il fatto che noi in quei mesi lì abbiamo dovuto fare investimenti, nel senso che per rendere idonee le sale, per i distanziamenti, le barriere, per il personale, i corsi per il personale, per il Covid, gli igienizzanti per le mani, insomma per noi sono stati mesi di investimento, che però adesso tornano buoni, insomma, non sono buttati via. Il Però, sistema dei ristori ha funzionato bene dal suo punto di vista? mi scusi, può ripetere? Il sistema dei ristori ha funzionato bene per la vostra categoria? Nel nostro caso non ha funzionato per niente. Perché nel nostro caso è una cosa particolare, perché noi siamo medie imprese e quindi superiamo quelle soglie che hanno aventi diritto ai ristori. Se parliamo dei ristori mi intristisco, quindi forse è meglio che parliamo di un altro argomento, perché i ristori sperati purtroppo nel governo non hanno tenuto in conto delle aziende che fatturano in più di più pensando che magari guadagnano di più. Quindi noi fatturiamo più di 10 milioni di euro e questo non ci permette di avere ristori. Grazie Giometti, io la ringrazio per essere stato con noi stasera. a lei, è passato veloce, insomma, il tempo. Avrei tantissime altre cose da dire, ma la ringrazio di questo spazio e speriamo di rivederci al cinema con una faccia più allegra per me, insomma, ecco. Speriamolo davvero. E grazie a voi tutti per averci seguito. Intorno alle 9 torna la settimana prossima. Buona serata.